Benvenuti amici di Day, oggi abbiamo in prova il nuovo smartphone HTC, il Wildfire S. Wildfire S monta il sistema operativo Android 2.3, ha fotocamera da 5 megapixel, riprende video in VGA, ha un processore da 600 MHz e ha mezzo giga di RAM. Come possiamo ben vedere, il menu è quello personalizzato HTC Sense, quindi con tutte le varie customizzazioni del caso. Come possiamo vedere la barra ricurva, abbiamo questo tipico menu con data e ora e meteo, le solite 5 pagine di Android. Il telefono per le operazioni di base, come visitare il market, scaricare programmi, eseguire programmi base come la navigazione in internet o l'ascolto di musica e video è abbastanza veloce. Riversense l'abbiamo già scaricato. Andiamo a provarlo. Sto caricando, come vedete, ci mette un pochettino a caricare. Come possiamo ben vedere, il telefono reagisce bene, abbiamo rallentamenti di sorta, magari la fluidità non è il massimo, comunque non ci sono pesanti rallentamenti. Se andiamo invece alla navigazione internet, vediamo che il browser carica abbastanza velocemente la pagina. Se vogliamo andare nel singolo articolo, questo è il nostro primo articolo in questo momento. Come possiamo vedere, di nuovo, zoom, al pinch to zoom. Anche se lo schermo ha solo due tocchi. L'attività forse non è il massimo, ma la navigazione è abbastanza fluida. Ecco. Ok. Riformato automaticamente il testo, naturalmente, e quando torniamo indietro lo restituisce in maniera diversa. I tasti nella parte bassa sono a sfioramento e, come potete vedere, la parte in basso è ricurva. Quindi una volta che appoggiamo il dito ci viene quasi istintivo andare sui tasti. La realizzazione è buona, tocca anche alcuni punti ottimi, come il design generale, la linea dei tasti, che sono ben visibili quando si cercano, ma nel design generale, come potete vedere, spariscono quasi. C'è questa parte qua di fotocamera flash altoparlante molto evidenziata sul retro, molto carino. Il logo HTC, il retro, sì. Stacca molto facilmente andando a mostrare il comparto micro SD e sotto la SIM con la batteria. Ecco,